Non penserete mica che io me ne sia dimenticato. Perdonate, non, cioè, sì, me ne ero dimenticato, non avevo preparato, però, per l'evenienza, insomma, siamo, cioè... Aspettate. Sì, calice dei taralli, signori, e... Oh, sono io che non so fare l'intro. E sono Harry, oggi siamo qui finalmente per parlare del fatto che continuo a chiamare quel robo calice nonostante sia un boccale. Però vabbè, a parte la cavolata ragazzi, siamo qui per parlare di un tema che è stato portato su abbastanza in questo momento nella community di FNAF. Però in realtà non è ancora stato portato in Italia da quel che ho visto. O almeno non è stato portato in un video, diciamo, fatto completamente, non so se mi spiego. Poi tralasciamo che io per la maggior parte mi guardo i video in inglese su questi temi, però è un tema molto molto interessante e che potrebbe portare fuori molte 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 novità, non sui nuovi FNAF ma sui vecchi FNAF. Infatti, come avrete letto dal titolo, oggi parleremo del mistero del trailer perduto di Five Nights at Freddy's 1. Il primo video fatto su questo tema è stato fatto da questo canale qui che state vedendo adesso, ve lo lascio nell'info box lassù. Per il resto ragazzi direi che possiamo iniziare, tra l'altro ho sbagliato il lato dell'info box perché è questo qui, è qua l'info box tipo. Ma per quello ragazzi iniziamo. Ora, noi conosciamo tutti qual è l'effettivo vero primo trailer di FNAF 1 ed è quello che possiamo trovare sul canale di Scott Cawthon per l'appunto. Per la precisione, noi sul suo canale possiamo trovare svariati video riguardanti suoi vecchi progetti di animazione, suoi vecchi videogiochi e poi troviamo quelli di Five Nights at Freddy's. Quelli di Five Nights at Freddy's incominciano subito dopo un video su Sit and Survive, che è appunto uno dei vecchi giochi di Scott Cawthon e che forse si può trovare ancora sull'App Store, ma non lo so, in realtà mi sa che l'hanno rimosso quando hanno tipo fatto il coso di tutti i FNAF, quelli nuovi, non lo so in realtà, però insomma, si trovava sull'App Store. Sta di fatto che dopo di quello noi troviamo il trailer del primo Five Nights at Freddy's, un gameplay del primo Five Nights at Freddy's, tra l'altro nella sua primissima versione, quella ancora pre-release con il contatore delle vite e cose del genere. Poi troviamo naturalmente il trailer di Five Nights at Freddy's 2, di Five Nights at Freddy's 3, Five Nights at Freddy's 4 e Sister Location. Da quel momento naturalmente poi le cose sono cambiate perché FNAF 6 non ha un suo effettivo trailer, infatti era uscito per trollarci sostanzialmente, e gli altri trailer poi invece sono stati caricati su altri canali, su Steam, insomma, non necessariamente sul canale di Scott Cawthon. È diventato abbastanza inattivo da quel punto in poi. È diventato inattivo dal momento in cui avrebbe detto che sarebbe uscito un secondo trailer di Sister Location, che non è mai uscito perché aveva detto che avrebbe spoilerato troppo del gioco, e poi semplicemente ha smesso di caricare video su quel canale. Tuttavia, noi non siamo qui per parlare dei video che possiamo vedere, siamo qui per parlare dei video che non possiamo vedere. Se andiamo infatti a controllare qual è il primo commentatore sotto al trailer di FNAF 1, troveremo un tizio che si chiama Wallmeat, e Wallmeat lascia un commento molto molto interessante che risale a 6 anni fa. Penso che questo sia un angolo molto interessante da prendere per un gioco horror. Posso effettivamente vedere perché hai cambiato gli occhi dall'ultimo video, ma sinceramente non ascolterei troppo le persone che vogliono per forza vedere spuntoni, lame, sangue, teschi e tutta quella roba lì, soltanto perché gli animatronici non sono spaventosi abbastanza. E tra l'altro possiamo anche trovare una risposta dallo stesso Scott Cawthon, che ci viene a dire: capisco quali sono le tue opinioni sostanzialmente, però credo che gli occhi in stile Terminator siano più adatti al mio gioco. Di quali occhi stile Terminator starà mai parlando? Ora, gli occhi stile Terminator tecnicamente sarebbero questi occhi qua sostanzialmente, li vediamo anche nel trailer originale. Tuttavia la cosa naturalmente non finisce qua. Perché? Perché lui menziona un video precedente, ci viene a dire: capisco perché tu hai cambiato dall'ultimo video, implicando che ci fosse un altro video prima di questo qua. Naturalmente quando la gente si è accorta di questa cosa è impazzita e ha contattato il nostro caro amico, in particolare è stato Salkali Ekmek, che non so se si pronuncia così, ma sti cazzi, che gli dice: sei il primo commentatore del trailer di Five Nights at Freddy's su YouTube, hai parlato di un scorso video, che cosa intendevi con scorso video? Per caso c'era un altro trailer di FNAF o qualcosa del genere? Letteralmente tutti vogliono saperlo su Reddit, perciò per favore, se te lo ricordi, rispondi. A questo punto ci sono state delle risposte molto contrastanti dal nostro caro amico Wallmeat. Infatti la prima volta lui ha detto: sì, effettivamente c'era un altro video dove gli animatronici avevano più degli occhi stile Terminator tipo, e dove erano anche più spaventosi, con appunto tipo denti a punta, cose così.
E sì, insomma, questo è il concetto. Perciò naturalmente tutta la gente era tipo wow, che roba assurda. Quindi da questo punto noi abbiamo effettivamente la conferma che esisteva un altro trailer prima di questo. O forse no. Portando avanti la conversazione, il nostro caro Walmart ci è venuto a dire: no, scusate, mi sono sbagliato mentre parlavo. E a quel punto ecco che si è aperto il mistero. Ovvero, c'era effettivamente un altro trailer oppure no? Questa era la vera domanda, perché comunque il nostro caro Walmart aveva visto quelle immagini da qualche altra parte e a quel punto uno si chiede dove cazzo le ha viste. A dire la verità, quelle immagini sono effettivamente irreperibili. Ne abbiamo una sola versione, ma quella versione esiste e quella versione è questa immagine qui che state vedendo adesso. Corrisponde perfettamente alla descrizione che aveva fatto Walmart. Gli occhi da Terminator, i denti a punta, l'endoscheletro che di per sé è molto semplicemente più spaventoso rispetto a quello che poi c'è stato nel gioco completo. Perciò effettivamente questo concept esisteva. Nella versione originale c'era questo tipo di endoscheletro, Scott aveva effettivamente immaginato questa cosa. A questo punto la domanda è: c'è effettivamente un trailer nel quale questa cosa si vede? Ebbene, la domanda non è esattamente facilissima da rispondere, ma abbiamo degli aiuti. Infatti ragazzi, c'è una cosa molto particolare che tra l'altro aveva dato abbastanza problemi anche a me quando avevo aperto il canale proprio agli inizi, e questa cosa si chiama Google Plus. Google Plus adesso non esiste più praticamente, ma quando ancora era attivo, in sostanza aveva una funzione molto particolare che creava una sorta di archivio di tutti i vari video che tu pubblicavi su YouTube. Non aveva a pubblicare un video su YouTube, Google Plus lo prendeva, lo pubblicava sulla pagina Google Plus tua e diceva: tu guarda, ecco il link del video, vallo a vedere, no? Era una specie di doppio feed per le iscrizioni, in sostanza, che per chi ti seguiva su Google Plus. E proprio prima della pubblicazione del video Five Nights at Freddy's Gameplay ci sono altri tre video che sono stati eliminati dal canale di Scott Cawthon. In ordine dal più recente al meno recente, questi video si chiamano Five Nights at Freddy's Gameplay, Five Nights at Freddy's e Five Nights. Ora, parlando del video Five Nights at Freddy's Gameplay, credo proprio che sia il più facile da eliminare, considerando che è letteralmente lo stesso titolo del video che c'è dopo. E questo in realtà si spiega in modo molto semplice. Scott ha pubblicato il video, ha notato che c'era un errore, allora ha rimosso il video e poi lo ha ricaricato corretto. È una cosa che succede anche a me, succede a tutte le persone che devono caricare un video, magari di accorgersi di un errore solo dopo che l'hanno caricato. Sta di fatto che appunto, già come dice dal titolo, sappiamo semplicemente che era un gameplay footage e noi conosciamo già qual era la prima versione, diciamo, giocabile di Five Nights at Freddy's, che era appunto quella che si vede nel video Five Nights at Freddy's Gameplay che noi possiamo effettivamente vedere. Quindi ragazzi, a questo punto questo video lo possiamo già tagliare fuori, è semplicemente un riupload andato male. A questo punto rimane il video che è stato caricato prima di quello, ovvero Five Nights at Freddy's. A dire la verità, di questo video non saprei esattamente cosa pensare, perché il suo titolo è esattamente lo stesso titolo del video trailer che noi possiamo vedere, il trailer tra virgolette ufficiale di Five Nights at Freddy's. E questo mi crea in realtà un po' di domande, perché cosa vuol dire? Che era effettivamente quel video? Non era effettivamente quel video? A dire la verità, poteva anche essere Five Nights at Freddy's Gameplay, però senza la scritta gameplay magari Scott si era dimenticato quando l'ha scritto, perciò senza sapere che poteva effettivamente modificare il titolo ha eliminato il video e l'ha ricaricato. Si è sbagliato una seconda volta, l'ha eliminato e poi l'ha ricaricato di nuovo chiamandolo Five Nights at Freddy's Gameplay, perciò può essere anche quello. Anche se effettivamente due sbagli di fila potrebbero sembrare un pochino sospetti, però ragazzi, possono succedere. Ed ecco che invece a questo punto arriviamo al video che ci interessa per davvero. Five Nights. Questo video si chiama semplicemente Five Nights, senza spazio tra Five e Nights, ed è il più sospetto di tutti, perché potrebbe anche quello lì essere un tentativo sbagliato di caricamento del video Five Nights at Freddy's Gameplay, ok? Potrebbe essere quello lì, magari lui il file l'aveva chiamato Five Nights, quindi quando l'ha caricato si è dimenticato di cambiare il titolo, ha scritto solo Five Nights, se n'è accorto, non sapeva di poter modificare il titolo, ha eliminato il video, lo ha ricaricato chiamandolo Five Nights at Freddy's, si è dimenticato di scrivere gameplay, ha notato che si chiamava come il trailer, a quel punto lo ha rieliminato, lo ha chiamato Five Nights at Freddy's Gameplay, ha notato un altro errore, lo ha rieliminato e poi ha caricato Five Nights at Freddy's Gameplay, quello giusto che noi possiamo vedere. Fare un errore tre volte è possibile, è assolutamente possibile, specialmente quando magari non hai una conoscenza troppo approfondita di come si usano i tools di YouTube. Tuttavia è molto sospetto ed è questo che porta a pensare che il video Five Nights possa effettivamente essere il trailer originale
di Five Nights at Freddy's, il trailer perduto, il trailer del quale il nostro caro Walmeet parlava nel suo commento, dove potevamo effettivamente vedere materiale inedito di Five Nights at Freddy's, come questa faccia qua per gli animatronics e chissà cos'altro. E la verità, ragazzi, è che io sono molto curioso di vedere se quel video era effettivamente il trailer perduto di Five Nights at Freddy's oppure no. Sono davvero curioso di sapere se quel video effettivamente esiste, se quel trailer perduto esiste o se invece Scott non ha mai fatto un trailer con quei design. Quei design esistono, appunto abbiamo questa immagine che ce lo prova, è ufficiale, era anche su Steam, perciò abbiamo effettivamente la prova che Scott avesse fatto quei design, abbiamo la prova che qualcuno li avesse visti. La domanda appunto è: Walmeet e chissà chi altro l'aveva visto da quell'immagine lì oppure da un trailer? Contate che all'inizio FNAF non era famoso, era molto di nicchia, perciò naturalmente la gente non è che si è messa a ricordare chissà quanto bene cose del genere. Naturalmente quando hai tipo fior fior di persone che ti vengono a dire sì, mi ricordo il trailer, mi ricordo che era così cos'ha, e le loro testimonianze coincidono tutte, allora puoi anche dire sì. Ma in questo caso in realtà la testimonianza più accertata è proprio quella di Walmeet. Non abbiamo altre persone che ci stanno dando delle testimonianze effettive, abbiamo molte persone che fanno finta naturalmente di aver visto quel trailer, e probabilmente ce ne saranno anche sotto a sto video, però il concetto in sostanza è quello. È un po' difficile capire se sia esistito o no, e devo dirvi la verità, non sono sicuro, non saprei esattamente dirvi se è esistito o no quel trailer, perché a dire la più onesta verità, quel video è stato pubblicato dopo il trailer originale, il trailer che noi tutti conosciamo. In sostanza la cronologia è Five Nights at Freddy's, Five Nights, Five Nights at Freddy's, Five Nights at Freddy's Gameplay, Five Nights at Freddy's Gameplay. Di questi 5 video, il primo e l'ultimo sono visualizzabili, che sono appunto il trailer che noi conosciamo e il gameplay di Five Nights at Freddy's che noi conosciamo, e poi ci sono i 3 video in mezzo che appunto sono stati eliminati. Il fatto è, se quel trailer aveva dei design vecchi, perché è stato pubblicato dopo il primo trailer? Non avrebbe troppo senso, specialmente perché Walmeet avrebbe dovuto vedere prima quel trailer e poi il trailer effettivo. Potrei starmi sbagliando, perché non mi ricordo esattamente com'è che funzionava la visualizzazione della pagina di Google Plus. Magari quel video è stato caricato prima rispetto al trailer che noi conosciamo. Però, insomma, Mi dà un po' di sospetto. Perciò sì, ragazzi, se questo trailer esistesse sarebbe una figata. Se Scott si degnasse di rispondere a tutte le persone che gli hanno chiesto se esiste questo trailer, allora potremmo effettivamente avere una risposta a questo dilemma. Però almeno per adesso non si sa. Qua ci vuole un altro tarallo, e in realtà non ci vuole per davvero, perché ho sete in sto momento. Però no, butta via il boccale dei taralli. Quindi, ragazzi, questa era una mia veloce esposizione di quello che è il problema del trailer perduto di Five Nights at Freddy's. Esiste? Non si sa. È trovabile? Non si sa. Scott dirà mai qualcosa a riguardo? Non si sa. Tuttavia, la caccia per adesso è ancora aperta. Quindi, ragazzi, io ho voluto portare questo video sul canale perché è un tema che mi interessa alquanto, e soprattutto perché in Italia non è ancora stato portato per bene. Non per dire che io l'abbia portato chissà in quale modo eccellente, però almeno l'ho portato in un modo relativamente ordinato, credo. Però voi nel frattempo potete fare le vostre conclusioni, potete provare a cercarlo se avete qualche modo di trovarlo. Non cascate nei tranelli, perché su YouTube è pieno di video falsi. Se voi cercate Five Nights at Freddy's Lost Trailer trovate migliaia di animatori ed editor che hanno già fatto una versione falsa del trailer. Vi ho già spiegato come riconoscere una versione falsa in vecchi video, perciò ragazzi non deludetemi, non venite a linkarmi sotto questo video tipo "Hey, guarda, ho trovato il lost trailer di Five Nights at Freddy's, guardalo", e però poi è un fan made, ok? Non fatelo. E in realtà, detto questo, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like sotto questo video, fatevi iscrivervi al canale, se non lo dovete, iscrivetevi 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 al canale, se non lo